chiami insieme a te. Sei per noi cibo d'eternità, vera bevanda che con la sete in noi. Sei per noi luce di verità, presenza viva del Dio con noi. Presenza viva del Dio con noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Sorelle, fratelli, mentre celebriamo in questa domenica sera la solennità del Corpus Domini, Santissimo il Corpo e Sangue del Signore, ci accostiamo a Lui, ci lasciamo condurre da Lui e anzitutto con umiltà riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia
Ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua. Fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: ricordati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Non dimenticare il Signore tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile, che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata senza acqua, che ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri. Parola di Dio. Signore Gerusalemme, celebra il Signore Gerusalemme, loda il tuo Dio Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fiore di frumento. Manda sulla terra il suo messaggio, la sua parola corre veloce. Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione col corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti, infatti, partecipiamo all'unico pane. Parola di Dio. Grazie a Dio. Ecco il pane degli angeli, pane dei pellegrini, vero pane dei figli, non deve essere gettato. Con i simboli è annunziato, in Isacco dato a morte, nell'agnello della Pasqua, nella manna data ai padri. Buon pastore, vero pane, o Gesù, pietà di noi, nutrici e difendici. Portaci ai beni eterni nella terra dei viventi. Tu che tutto sai e puoi, che ci nutri sulla terra, conduci i tuoi fratelli alla tavola del cielo,
nella gioia dei tuoi santi. Disceso dal cielo, dice il Signore, se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse alla folla: io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Parola del Signore. Dopo il tempo di Pasqua, dopo che abbiamo ricominciato il tempo ordinario, ma con le solennità che lo caratterizzano, la Trinità e oggi il Corpus Domini, siamo pronti per entrare nella vita ordinaria, siamo pronti per tornare alla normalità, una normalità che viene segnata ogni domenica dall'Eucaristia, dal Corpus Domini. Oggi ci soffermiamo insieme per un pochino e guardiamo a questa Eucaristia, guardiamo al corpo del Signore che ci viene presentato come qualcosa di eccezionale, qualcosa di grande, qualcosa di straordinario, che però entra nell'ordinarietà delle nostre settimane, entra nella costituzione normale, nella struttura normale della vita del credente. E prendo a prestito ovviamente le parole della prima lettura perché possano aiutarci ad entrare dentro l'Eucaristia, a farla nostra e a farla diventare quel qualcosa di ordinario e straordinario che veramente tiene in piedi la nostra settimana e la nostra vita. Diceva la prima lettura: ricordati di tutto il cammino che il Signore ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore. Ecco, allora anzitutto, cari amici, si parla del cammino che il popolo di Israele ha fatto dopo la liberazione dall'Egitto dentro al deserto del Sinai, e ricorderete dalle vostre conoscenze del catechismo e della lettura della scrittura che appunto 40 anni ci mise il popolo per rimanere dentro a questo percorso prima di arrivare alla terra promessa. 40 anni allora erano un po' la vita di una generazione, ma anche adesso.
per dire 40 anni, una vita intera, una generazione intera che rimane dentro al cammino, al percorso della sua esistenza. Si parla del cammino della vita, si parla della nostra vita, che è non solo un percorso che facciamo, ma è anche questo, è fatto di prove e umiliazioni. Queste due cose, le prove e le umiliazioni, fanno parte del cammino della vita. Solo in queste cose, dice la Scrittura, noi possiamo sapere quello che abbiamo nel cuore. Quando avvengono le prove e le umiliazioni, noi veramente ci conosciamo, noi veramente entriamo dentro noi stessi e cominciamo a vederci meglio, cominciamo a mettere degli occhiali per la nostra miopia e cominciamo a mettere a fuoco quello che siamo in realtà. Ci vogliono le prove e le umiliazioni del cammino della vita però, altrimenti spensierati non ci guardiamo mai dentro. Le cose vanno per inerzia e passano 40 anni e non ci si accorge neanche. E poi ci si guarda indietro e si dice: cosa ho combinato nella vita? Chi sono? Cosa voglio davvero? Se invece avvengono le prove e le umiliazioni, siamo costretti a fermarci e sul serio a metterci a tavolino con noi stessi. È quello che è successo nei 3 mesi, 4 precedenti, cari amici. La pandemia alla fine è stata una prova e un'umiliazione che ci ha permesso di guardare davvero a quello che siamo dentro. C'è chi dice, l'ha scritto sui social, l'ha detto a voce, l'ha proclamato in alcuni momenti solenni, c'è chi dice che la pandemia ci ha cambiati, c'è chi dice che la pandemia ci ha resi persone migliori, comunque diverse. Sarà vero? Di certo la prova e l'umiliazione conduce a quello. Se poi noi siamo ottusi e non vogliamo guardarci dentro, non vogliamo conoscere il cuore, quello è un altro paio di maniche. Però vedete, la cosa importante è che Deuteronomio rimanda tutto questo a Dio stesso. Dice che Dio ti ha fatto fare quel percorso per provarti, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore. Allora verrebbero da Dio le prove e le umiliazioni? No, non è così. Non è nel senso che Dio le manda e lui sta là, come ci dicevamo già domenica scorsa, no? Lui sta là al posto suo, nel suo cielo, dice: uomini, donne, provate umiliazioni e prove e poi ne riparliamo. Non è questo. Anche lui, anche Dio, prima di noi e più di noi, ha subito le prove e le umiliazioni in Gesù, il quale passò beneficando, fece del bene soltanto e in risposta ebbe le prove e le umiliazioni, la croce e la morte. Quindi quelle prove che sono il cammino della vita, quelle umiliazioni che sono il cammino della vita, fanno capo anche a Dio, perché lui stesso le ha provate, lui stesso le ha vissute e quindi per forza sono nostre. E allora, cari amici, nel Corpus Domini noi vediamo un Dio che ha sofferto, un Dio che è stato umiliato, un Dio che viene spezzato, e ogni volta la frazione del pane che facciamo ad ogni Eucaristia ci parla simbolicamente di un Dio che si è fatto a pezzi per noi. Per questo noi facciamo la frazione del pane con solennità. Il Don non la fa di così nascosto, ma lo fa in modo che sia ben visibile, e gli occhi di tutti sono lì su quel pane che si spezza, e mentre viene spezzato il pane cantiamo l'agnello di Dio, diciamo: tu sei l'agnello che ti sei lasciato sgozzare, sei l'agnello che hai voluto provare l'umiliazione e il problema, il male della vita. Questo è Dio, questa è l'Eucaristia, questo è il Corpus Domini che contempliamo. Allora, quando celebriamo l'Eucaristia, noi vediamo il cammino della vita dell'uomo, che è costretto a subire tutto quello che subisce, non per star male, ma per riconoscere se stesso, per andare in profondità, per leggere il cuore, per ritrovarsi. Questo ha fatto il Signore per noi, e noi a ogni Eucaristia rinnoviamo quella cosa. E poi c'è un secondo punto, e chiudo. Dice la Scrittura che dentro a queste prove, umiliazioni, dentro a questa cosa, a questo cammino della vita, accadono questi due aspetti. Egli dunque ti ha umiliato
ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna. Dice così la prima lettura che abbiamo proclamato prima. Nelle prove, nelle umiliazioni, nel cammino della vita noi proviamo la fame, ci ritroviamo cioè nel bisogno, abbiamo la sensazione che la vita e le cose della vita da sole non ci saziano, abbiamo bisogno di qualcosa di più grosso. Io non so se l'abbiamo già provato, se tutti voi avete già provato questa sensazione, il provare la fame, non evidentemente la fame fisica, ma il desiderio che la vita dia qualcosa di più, prometta qualcosa di più, il desiderio di profondità, di guardarci sul serio dentro. Quando avvengono le prove e le umiliazioni della vita, quando ci sediamo nell'Eucaristia e sentiamo e vediamo che il Signore ha fatto questo prima di noi e per noi, allora noi proviamo la fame, abbiamo il desiderio del senso profondo e nascosto, vogliamo essere saziati da qualcosa di più grande. E infatti veniamo nutriti di manna. Dice la scrittura che il popolo dopo è stato nutrito con la manna, questo pane disceso dal cielo che nessuno aveva mai conosciuto prima, che i padri non avevano mai visto, che è giunto proprio in quel momento, nel momento in cui il popolo provava la fame assoluta e aveva desiderio di mangiare qualcosa di più serio. Ecco, a fine accade anche per noi questo, cari amici. Il Signore ci viene incontro nell'Eucaristia e ci dà la manna, ci dà questo pane che discende dal cielo, per cui noi non viviamo soltanto del pane materiale, delle cose materiali, ma ci nutriamo di Dio stesso, della sua parola e del suo pane, e in quello noi riscopriamo non solo che Dio fa questo per noi, si offre a noi, ma riscopriamo noi stessi, è il cammino della vita, e tutte le prove e le umiliazioni, e ci guardiamo dentro, e ci conosciamo, e rialziamo la testa, e andiamo a vivere contenti di quello che abbiamo ricevuto. È questo che fa l'Eucaristia, ed è per questo che abbiamo bisogno dell'Eucaristia. L'Eucaristia non la facciamo a casa da soli, perché se ce la facessimo a casa da soli sarebbe un qualcosa di materiale, fai da te. Io me la confeziono a casa, io prego a casa, sono a posto, il mio Dio ce l'ho nel cuore, cosa mi serve di più? Sì, ma abbiamo fatto tutto noi, da soli, in proprio. Nell'Eucaristia invece riceviamo ogni cosa. Dobbiamo fare un sacrificio, uscire di casa, percorrere il cammino della vita, sentirci popolo insieme ad altri e ricevere la manna, ricevere il pane dal cielo, ricevere Dio stesso che entra nelle nostre situazioni, nelle nostre condizioni e ci dà il senso di tutto. Ecco, e allora concludo, chiediamo al Signore la grazia di poter fare questa esperienza del Corpus Domini. Abbiamo bisogno del corpo del Signore, che è parola ed è pane spezzato. E finché non proviamo questo bisogno, finché non sentiamo la fame di Dio nella sua parola e nel suo pane, allora guardate che non saremo mai andati in profondità, Saremo dei superficiali. Vuol dire che la vita sta solo scorrendo, del tempo sta solo scorrendo. Attenzione, perché se è così, prima o poi ci gireremo indietro e ci diremo: che cosa ho combinato io della vita? Non valgo a niente. Se invece ci lasciamo afferrare da questa manna che discende dal cielo, allora diventiamo persone importanti, non davanti al mondo, ma di certo davanti a noi stessi. Allora ci ritroviamo. Chiediamo al Signore questo dono. Credo in un solo Dio. Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato da Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato dalla stessa sostanza da Padre. Per noi sotto il nostro pianto, morire
innalziamo le nostre comuni preghiere al Signore che ascolta ed esaudisce. Diciamo insieme: nutrici, Signore, con il pane della vita. Nutrici, Signore, con il pane della vita. Per il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, celebrino sempre con fede e devozione il memoriale della Nuova Alleanza, nutrendo il cammino della Chiesa con la luminosità della loro testimonianza. Preghiamo. Per la Santa Chiesa, perché la celebrazione del sacrificio eucaristico sia sempre la fonte e il culmine della sua missione nel mondo e della sua testimonianza nella carità, preghiamo. Per i bambini che partecipano per la prima volta al banchetto eucaristico, accolgano con cuore puro e aperto Gesù Cristo, perché sia custode delle loro anime e fratello e amico nel cammino della vita. Preghiamo. Per noi qui presenti, perché nutrendoci di Cristo, pane di vita, sappiamo donarlo con amore ai fratelli, spendendoci come Lui per la salvezza del mondo, preghiamo. Per il nostro seminarista Emanuele, che ieri dal Vescovo è stato ammesso tra i candidati agli ordini e quindi inizia ufficialmente un cammino che lo porterà al sacerdozio tra qualche anno. Per lui, per la sua formazione, per il suo entusiasmo, preghiamo. Per la nostra sorella defunta Angelina, perché il Signore la accolga nel banchetto del cielo, preghiamo. Facciamo 20 secondi di silenzio, ciascuno presenti al Signore le proprie intenzioni e le persone. Ascoltaci ed esaudiscici per Cristo nostro Signore.
pregate, sorelle, fratelli, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Concedi benigno alla tua Chiesa, o Padre, i doni dell'unità e della pace, misticamente significati nelle offerte che ti presentiamo, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore. Nell'ultima cena con i Suoi Apostoli, egli volle perpetuare nei secoli il memoriale della Sua Passione, e si offrì a te, agnello senza macchia, lode perfetta e sacrificio a te gradito. In questo grande mistero, tu nutri e santifichi i Tuoi fedeli, perché una sola fede illumini e una sola carità riunisca l'umanità diffusa su tutta la terra. E noi ci accostiamo a questo sacro convito, perché l'effusione del tuo spirito ci trasformi a immagine della tua gloria. Per questo mistero di salvezza, il cielo e la terra si uniscono in un cantico nuovo di adorazione e di lode, e noi con tutti gli angeli del cielo proclamiamo senza fine la tua gloria. Santo, a te la lode da ogni creatura, per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo, e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
dopo la cena, allo stesso modo prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Memoriale del tuo figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, i santi Nazaro e Celso nostri patroni e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Maurizio, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno le nostre sorelle, i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale, tuo Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, che è segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
Preghiamo. Donaci, o Signore, di godere pienamente della Tua vita divina nel convito eterno che ci hai fatto pregustare in questo sacramento del Tuo corpo e del Tuo sangue, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Vi ricordo che in settimana abbiamo la messa feriale tutti i giorni alle ore 8 in chiesa parrocchiale e che alle 8.30 e alle 18.45 tutti i giorni abbiamo le lodi mattutine e i vespri, sempre in chiesa, anche trasmessi. Giovedì sera alle ore 21 nella chiesa di Balossa riprende l'appuntamento con la Lectio Divina, un momento di preghiera, di riflessione sulla Bibbia, sulla Sacra Scrittura. Io ve la raccomando con tutto me stesso, è un momento di formazione, di catechesi per gli adulti. Se appena potete, giovedì sera alle 21 vi aspetto. È un buon modo per conoscere e approfondire. Sabato mattina alle ore 9 la Legio Marie ci invita alla Santa Messa alle ore 9, sarà celebrata sabato mattina alle 9 in chiesa parrocchiale, in onore, in memoria del Cuore Immacolato di Maria. E infine una bella notizia, che però dobbiamo prendere con la giusta cautela, vi do la bella notizia che il Comune e la parrocchia insieme, l'oratorio, possono proporre il centro estivo per i bambini e i ragazzi. Non è un Grest come gli altri anni, è una forma a metà, è una forma ibrida dove cerchiamo di andare incontro, dove garantiamo la normativa sulla sicurezza in modo assoluto, però i gruppi di bambini sono gruppi ristretti, seguiti da un educatore in modo molto fermo, molto ravvicinato, senza contatto. I bambini dalla prima elementare alla prima media saranno seguiti in strutture comunali in gruppi di 7 bambini per un totale di 70 bambini ammessi, accolti. I ragazzi dalla seconda media finita alla seconda superiore saranno invece custoditi in oratorio, dove noi dell'oratorio li seguiremo in modo più particolare, in 3 gruppi di 3 di 10 ragazzi, 30 ragazzi in totale, quindi 170 bambini e 30 ragazzi sono ammessi a questa esperienza. So che qualcuno si domanda, ma era il caso quest'anno? Abbiamo messo in ballo tutto il possibile, tra l'altro abbiamo scoperto 10 giorni fa che potevamo farlo, si è messo in ballo tutto, si spera di fare un qualcosa che possa essere utile, possa essere buono. Diffondete la notizia, se ci sono famiglie che hanno necessità, che hanno desiderio di mandare i loro figli a questa esperienza, da domani sono disponibili i moduli di iscrizione dove sta scritto tutto e poi una famiglia fa ovviamente il suo conto, il suo pensiero. Le iscrizioni però sono entro sabato, da domani a sabato, mattino 9 mezzogiorno, sera 18-19.30 presso la segreteria parrocchiale. Sì, ok? E infine, non è un avviso parrocchiale, ma è una notizia importante, noi abbiamo l'abate di della Madonna della Fontana, che è il nostro Gigi, che ieri ha compiuto gli anni e allora lo ricordiamo e gli facciamo gli auguri. Ne ha fatti 29. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Usciamo pian piano, scaglionati, 1,5 metri di distanza. Se volete potete lasciare un'offerta. Buona settimana a tutti voi.